Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Insomma, avete capito, l'estetista cinica, cioè faceva prima la lavoratrice dipendente, licenziata, e si è inventata tutta, è sempre lei qui, no? Sì, sì, sono sempre io. Sempre lei nelle sue diverse modalità, diciamo sì, così, no? Sì. Nelle sue diverse forme. Ma la sua storia in realtà insegna una cosa, come dire, molto, molto semplice. Professoressa Fornero, in un contesto come questo nostro, i social sono stati, grazie all'intelligenza sua ovviamente, ma uno strumento per inventarsi un nuovo lavoro. Certo, non è possibile per tutti, ovviamente. Però questa storia di successo qualcosa ci dice forse anche sulla modernità, no? Sull'epoca che stiamo vivendo. Sì, ci dice sicuramente che è una persona con grandi capacità e grande, come dire, anche determinazione, perché non si è fatta prendere dallo sconforto, ma ha pensato dove e cosa posso fare io. E ha scelto lo strumento molto moderno, ha puntato sulle sue capacità e ce l'ha fatta. Un milione, diciamo, di follower, eh? Un milione. Sì. Allora, io sui follower sono un po' dubbiosa, me lo faccia dire, perché quello che oggi noi pensiamo sia importante è questo termine che usiamo prevalentemente per l'ambiente, ma dobbiamo applicarlo molto anche all'economia e al sociale, e quindi quello che conta è la sostenibilità. Certo. Lei ha dimostrato di essere, come dire, un'imprenditrice con un'attività sostenibile, perché è cresciuta, non è stato una sorta di improvviso successo seguito da un oblio, ma è stata una persona capace di gestirlo anche questo successo. Però spesso questi Aspetti che è saltato. Ci è saltato il collegamento con la professoressa Fornero. Allora, ringrazio lei subito... la professoressa Fornero, nel senso che spesso questa cosa viene letta come un milione di follower. Adesso la ripristiniamo l'audio della Fornero, prego intanto. 63 certo. milioni di euro di fatturato non sono giustificati dal milione di follower su lei, Instagram. Ripetiamo, lei vale... Se io mi avvicino a 63 milioni di euro. Sì, la valutazione 63. Aziendale non è 63, cioè la mia azienda in base a... Adesso se ci fosse la professoressa Fornero, che è economista, lo spiegherebbe meglio. C'è l'EBITDA, ne vale 160 di milioni di euro l'azienda. 160 milioni di euro? Sì. Quanto guadagnava lei quando era dipendente? Quando ero dipendente, sì, guadagnavo bene, perché ero la responsabile di un centro, sì, estetico, guadagnavo 2.500 euro al mese. Quindi lei è passata da 2.500 euro al mese a guadagnare un po' di più, però decisamente di più. Però la cosa che è fondamentale anche dire, perché altrimenti sembrano sempre quelle storie, hai tanti follower, fatturi tanti soldi. Io ho 88 dipendenti, un CFO, un controllo di gestione, gli HR. 88 dipendenti. 88 dipendenti. Il tema del salario mio, allora, questo è interessante. 74 donne, una RAL media di 45.000 euro l'anno, tolta la RAL ovviamente dell'alta dirigenza. Cioè, tolti quelli, sono 45.000 euro all'anno di RAL media. L'età media dei miei dipendenti... Spieghiamolo a chi, diciamo, non ha il linguaggio aziendale... La retribuzione annua lorda. L'età media dei miei dipendenti è 33-34 anni. Le dicevo, 77 sono donne, 7 sono già state in maternità, una in maternità in questo momento... 23 assunzioni nel 2023, altre 4 che sono in previsione. Però ringrazio davvero la professoressa Fornero per aver detto non parliamo dei follower, cioè per costruire questa cosa non sono serviti né solo la mia bravura, diciamolo, è un'azienda, chiaro. È servito poi assumere chi aveva le competenze e costruire un'azienda, costruire una rete distributiva. 88 dipendenti non si reggono con semplicemente dei follower, quindi ha fatto benissimo la Fornero. Revelli e tutti gli